frazioni del comune di San Michele, Cesarolo e San Filippo, è molto diffusa la produzione della verdura stagionale e in particolare la produzione di pere di mele. L'allevamento degli animali di cortile è ancora diffuso, specie nelle molte aziende rurali, in cui primeggia il maiale, da cui sono ricavati speciali insaccati. Noi siamo proprio di origine contadina, quindi siamo abituati a mangiare le cose genuine come una volta. E mio papà ha sempre allevato e poi trasformato i suoi animali, i suoi suini, in insaccati della nostra tradizione veneta, veneto-friulana. Abbiamo un allevamento dove teniamo le nostre bestie che vivono oltre 16 mesi di vita, proprio come una volta i nostri maiali vedono i 2 agosti, perché così la carne del nostro animale è una carne molto matura e molto asciutta, molto saporita. Abbiamo circa una ventina di insaccati, i nostri salami, il salame tagliato a coltello, la soppressa con il filetto. E poi abbiamo le salsicce, il cotechino, il linguale, la famosa brondula, quella che noi chiamiamo brondula, che poi nel trevigiano si chiama bondiola, che è il cotechino con la lingua dentro. Qui si usa mangiarla con l'ascensione, con la ricorrenza dell'ascensione.